Ragazzi, allora, oggi vi faccio un discorso che però mi dovete capire perché potrebbe essere interpretato male. Dalla scossa, no? Ma tutti a parlare dalla scossa, oddio, che ha fatto? Ha sputato, non ha sputato, che doveva fare? Tutti gli juventini, no, però vogliamo giustizia, non vogliamo pene severe, di qua, di là, equità. Alla fine 4 giornate si è preso. Mo' vi vado a dire se secondo me 4 giornate sono giuste o sbagliate. Lo vorrei mettere a confronto con De Rossi. Tutti hanno messo a confronto lo sputo di Douglas Costa con lo sputo di Totti a Poulsen. Sono tutti e due gesti ugualmente sbagliati, secondo me, nella stessa identica misura. E io qui vi dico che lo sputo è molto peggio di una manata in faccia, o un cazzotto, o una gomitata, o un qualsiasi altro gesto plateale, vistoso, che l'arbitro vedrà sicuramente, perché in quel caso non sei stato vigliacco. E se quello ti ha fatto incazzare, tu gli hai dato un cazzotto perché ti ha fatto incazzare. È giusto che gli hai dato un cazzotto? No, assolutamente no, non glielo dovresti dare, ma posso capire che con le tossine al cervello, quando non capisci più niente, alcune persone sbroccano, ragazzi, è una cosa naturale. E qui torniamo al discorso di De Rossi. De Rossi perché? Perché De Rossi, ragazzi, secondo me, cioè preso da fermo, lucido, senza che ha corso, dopo essere riposato, appena svegliato la mattina, ragazzi, De Rossi è una persona intelligentissima, ma intelligentissima. E io l'anno scorso, quando ha dato quello schiaffo alla Padula col VAR a Genoa-Roma, che ha avviato poi peraltro il periodo negativo della Roma, ragazzi, io ho perso la testa, io ho perso la testa quel giorno. E questo per dirvi cosa? Che quando uno ha le tossine al cervello, ragazzi, può succedere di tutto. Adesso non sto giudicando male Douglas Costa, come hanno fatto tutti: oddio, sei un pazzo, sei un coso, sei uno schifo, tutte queste cose qua, ragazzi. Ha sbagliato pesantemente. La cosa più grave è che invece di sputargli gli davi una manata in faccia, appunto, lo sdraiavi, dicevi: sai che questo mi ha rotto talmente tanto le palle da sta partita, mi è stato qua, mi ha insultato, quello che ti ha fatto non lo so che ha fatto, ragazzi, e non è una giustificazione qualsiasi cosa possa aver fatto di Francesco Junior. Però, ragazzi, lo sputo io lo ritengo veramente una cosa infima. Per di più, qui c'è anche l'aggravante, che c'è il VAR e lo sai che ti vanno a beccare lo stesso. Quindi io per lo sputo avrei dato 6 giornate, il massimo della pena che avevo letto che poteva essere 6 giornate, più una per l'aggravante della stupidità. Perché, ragazzi, se fai uno, se sputi nella speranza di non essere visto, quindi puoi denigrare il tuo avversario, puoi farlo innervosire nella speranza di non essere visto con il VAR, con uno sputo, ragazzi, per me meriti la pena massima. Quindi avrei dato 7 giornate, oltre la pena, proprio avrei dato oltre il massimo, più una giornata per la stupidità. Questo è il mio pensiero, fatemi sapere il vostro, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, un bel like. Se non vi è piaciuto, un dislike. Iscrivetevi comunque sia al canale, ragazzi. Douglas Costa 4 giornate, mo fa ricorso a Juve, gliene hanno 3. Finisce tutto a tarallucci e vino. Ciao a tutti e ciao a tutti quanti.